se avevamo diritto ad ottenere un rimborso delle tasse o quale bonus scegliere per la ristrutturazione della casa, oppure se era giusto l'aumento della tariffa di luce, gas, telefono, o ancora ottenere gli assegni per il nucleo familiare o un bonus per l'acquisto di mobili o elettrodomestici. Insomma, avere una risposta alle tante domande di economia che ci potrebbero portare dei benefici. Proprio per questo motivo nasce questa rubrica L'Esperto Risponde, dove a turno un gruppo di esperti risponderà alle vostre domande di economia quotidiana che potrete inviare via mail al nostro indirizzo espertorisponde@gazzettadelsud.it. Oggi abbiamo con noi Giuseppe Tomasello, dottore commercialista con un'esperienza pluriennale maturata nel campo della revisione legale e contabile dei conti in aziende pubbliche e private. È titolare a Catanzaro di uno studio commerciale dove svolge l'attività di consulenza fiscale, tributaria e societaria da più di 20 anni. Grazie per aver accolto il nostro invito intanto. Grazie a voi, l'ho accolto con estremo piacere, anche perché se possiamo essere utile per dare degli utili consigli a una serie di contribuenti, ben venga. E allora iniziamo con la prima domanda che ci è già giunta via mail nei giorni scorsi al nostro indirizzo, ed è di Vincenzo da Messina, che chiede: quali sono le differenze tra 730 e il modello unico, e quando si presenta il primo e quando il secondo? Allora, le differenze sono riferite fondamentalmente al tipo di occupazione delle persone. Allora, il 730 è un modello dichiarativo annuale che viene presentato entro il 30 settembre, bisogna stare attenti a queste date. Eccezionalmente quest'anno, nel 2023, cade il 30 settembre di sabato, quindi scade il 2 di ottobre. Anche se da commercialista di vecchia data dico che non bisogna arrivare alla fine, all'ultimo, al classico ultimo minuto, ma sbrigarsi un po' prima, anche perché, come diremo da qui a poco, abbiamo e avremo la possibilità di accedere ai crediti eventuali che in questo caso lo Stato trasferisce o in busta paga o attraverso i cedolini in pensione ai contribuenti. Quindi, se ho capito bene, a seconda della tipologia di lavoro si sceglie assolutamente il 730 al nocciolo della questione viene ad essere preferito dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, mentre il modello unico persone fisiche viene ad essere optato, diciamo così, da chi è professionista con partita IVA oppure imprenditore sempre con partita IVA. Ecco, Antonio da Messina ci chiedeva: mi hanno detto che conviene sempre aderire alla dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate per evitare problemi con il fisco. È vero? Questo non è sempre vero, e non dico questo per difendere la categoria di coloro i quali redigono le dichiarazioni. Diciamolo chiaramente, quanto più è facile ed è semplificata la dichiarazione, tanto per intenderci una dichiarazione che si rifà solo a redditi prodotti da lavoro dipendente o da pensione e qualche altra spesa, allora insomma più o meno ci si può affidare al precompilato dell'Agenzia delle Entrate. Quanto più invece siamo di fronte a una complessità non solo dei redditi prodotti, tanto per intenderci redditi da terreni, redditi da fabbricati, redditi diversi, e oltre a questo una serie di documentazione molto 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 vasta, allora qui insomma io personalmente non mi rifarei a correggere al precompilato stabilito dall'agenzia. Molto più utilmente, molte volte seguo questa strada, recupero il precompilato, ma in un certo senso metto a confronto i numeri che escono dal precompilato dai dati che escono appunto da una redazione professionale della dichiarazione dei redditi, sia esso 730 sia esso modello unico. Ma a questo punto c'è la curiosità: ci sono spesso grosse differenze? Ci sono molte differenze, ci sono a volte molte differenze. Attenzione, molte differenze a favore o a sfavore del contribuente. Tanto per intenderci, faccio un esempio perché
ci si possa capire, mi vengono trasferiti tutta una serie di documentazione, pezze giustificative per una serie di spese, e niente, è probabile, è possibile che non siano tutte le spese. Allora, a questo punto è utile andare a fare un confronto con il precompilato per vedere se tutte le spese, appunto, che mi ha portato il cliente sono state messe da parte. A questo proposito voglio fare un invito. È ancora, appunto, siamo ancora molto lontani rispetto al 30 di settembre, rispetto al 30 di novembre, se viene confermata la stessa data per il modello unico. Però l'invito che faccio è già di cominciare a mettere da parte, a riordinare e a classificare per bene tutta una serie di spese, perché appunto chi prima li mette a posto prima può accedere ai famosi crediti dello Stato. A proposito di questo discorso, Giovanni da Crotone ci chiede quali sono le spese che possono essere detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Vabbè, si va classicamente dalle spese sanitarie alle spese veterinarie, agli interessi sul mutuo, alle spese scolastiche, alle spese universitarie, alle spese per asili nido, alcune polizze sulla vita, ce ne sono una infinità. Anche qui l'invito che io faccio qual è? Di mettere all'ingrosso tutta una serie di documenti. Poi ci penserà chi avrà il compito professionale di redigere il 730 o il modello unico, di fare una cernita di quello che è possibile e di quello che non è possibile. Ecco, adesso Caterina da Amantea tocca un punto secondo me abbastanza interessante. Ci dice: in Italia negli ultimi anni i bonus stanno sempre più rappresentando un modo per attuare politiche di sostegno per le fasce più deboli. Quali sono i più importanti? A partire dalla misura di sospensione temporanea del mutuo. Prima lei parlava proprio che la spesa per il mutuo è una delle spese detraibili. Ma si può anche sospendere? Come funziona? Allora, è una misura che è stata introdotta negli anni passati, soprattutto il periodo, lo ricorderemo un po' tutti, il periodo del Covid. Ed è stata, a mio avviso, una misura che utilmente è stata prorogata anche per il 2023. Quindi rispetto a questo, per tutti i contribuenti che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà, come può essere un licenziamento oppure una riduzione dell'orario di lavoro, che hanno sulle spalle un mutuo fino a un massimo di 250.000 euro, possono chiedere alla propria banca, perché è una di quelle misure che viene fatta tra il contribuente e la banca, possono chiedere la sospensione del mutuo fino a un massimo di 18 mesi. Aggiungo, per essere chiari, questo non significa che queste mensilità che si sospendono non vengono poi pagate, vengono messe in coda alla fine del periodo di ammortamento del mutuo. Sì. E invece per gli altri bonus? Che... Allora, diciamo innanzitutto che cosa sono questi bonus, quali finalità hanno. Sono delle misure tampone che servono per affrontare quanto più possibile in maniera temporanea le difficoltà economiche in cui versano tanti milioni di italiani nel nostro paese. Ora, rispetto a questo, ci si deve dotare, perché per accedere a questi bonus, di uno strumento che è l'ISE, cioè che è una certificazione che assomma tutta una serie di redditi familiari, di patrimonio familiare, patrimonio sia mobiliare sia immobiliare. Il rinnovo di questo ISE, perché si rinnova ogni anno, avviene entro il 28 di febbraio oppure entro il 30 di giugno. L'invito che faccio da qui, me lo permetterete, è che appunto quanto prima appunto le famiglie, i singoli possano appunto rinnovare l'ISE, perché
prima si rinnova l'ISE, prima si riesce ad arrivare a individuare l'ISE della singola persona o l'ISE familiare e quindi poter accedere. E quindi, se ho capito bene, a seconda di questa cifra che ci vuoi, si decide, si stabilisce se una persona ha diritto ad avere determinati bonus. Assolutamente sì. Avremo forse, vedremo, la possibilità di approfondire meglio questi bonus. Per il momento dico che soprattutto le famiglie che hanno per esempio un ISE non superiore ai 15.000 euro possono accedere utilmente a una serie di bonus come la carta acquisti, come il bonus sociale delle bollette, come il bonus università, tanto per intenderci. Cioè, chi ha figli all'università e un ISE non superiore ai 22.000 euro si può vedere azzerato il costo delle tasse universitarie per i propri figli, oppure superiore ai 22.000 euro una riduzione sostanziale. E poi altri bonus, per esempio anche lo stesso per esempio il bonus per l'apparecchio televisivo e quant'altri. Quindi insomma l'invito è di fornirci di questo strumento, può essere utilmente redatto presso i CAP disseminati in tutta la penisola, e quindi accedere a questi provvedimenti che servono per alleviare le difficoltà di singoli e di famiglie. Benissimo, noi ringraziamo il dottore Tomasello di questo incontro. Se avete altre domande, anche diciamo di altra natura, ai nostri esperti, potete tranquillamente scriverci al nostro indirizzo mail esperto@gazzettadelsud.it. Di nuovo grazie dottore Tomasello per questi chiarimenti per quanto riguarda il settore economico delle nostre vite. Grazie a voi e spero che siamo stati utili, ecco, senz'altro. E l'appuntamento è ovviamente alla prossima volta.